Oggi è la festa del battesimo del Signore che conclude tutto il ciclo del tempo natalizio. Quest'anno è appena 2 giorni dopo l'Epifania e il battesimo del Signore in sé per sé, questa festa è come una continuazione, uno strascico della festa dell'Epifania, o meglio una sfaccettatura della festa dell'Epifania. È però anche un'occasione per noi per riflettere sul nostro battesimo. E allora ecco, andiamo con ordine. Nella vita di Gesù, il battesimo che egli riceve da Giovanni nel fiume Giordano è come una grande cesura, è come un punto di passaggio importante della sua vita. Egli fino al battesimo nel fiume Giordano, il Signore è stato a Nazareth, è vissuto per 30 anni nascosto, sconosciuto a tutti. Probabilmente, ecco, i paesani vedevano in lui una personalità di straordinario equilibrio e di anche particolare pietà, ma nessuno, ecco, immaginava che egli fosse il figlio di Dio. Alcuni testi evangelici ci fanno comprendere che egli aiutava il padre, o quello che tutti ritenevano il padre, cioè Giuseppe, nel suo lavoro, chiamiamolo di falegname, ma in realtà era una sorta di carpentiere, ecco, che faceva un po' di tutti di questi lavori, falegnameria, costruzione delle case, riparazione di aratri. Erano meno specifici i lavori una volta, erano più, ecco, inclusivi. E allora a un certo punto Gesù, dopo 30 anni di vita nascosta a Nazareth, in obbedienza a Maria e a Giuseppe, probabilmente la tradizione dice dopo la morte di Giuseppe, lui si reca al Giordano, dove questa figura straordinaria di Giovanni, il penitente, il battezzatore, predicava e attirava l'attenzione di tutto il popolo di Israele. E lì che cosa succede? Con lui si reca a ricevere il battesimo. Naturalmente abbiamo ascoltato proprio il Vangelo di oggi che diceva le titubanze di Giovanni. Giovanni era parente, no, di Gesù, la Madonna era cugina di Elisabetta, la madre di Giovanni. E Giovanni naturalmente conosceva non solo umanamente Gesù, ma lo conosceva anche nello Spirito Santo, cioè aveva questo intuito soprannaturale per cui Giovanni conosceva la sua missione, che era quella di preparare la via al Figlio di Dio, alla venuta del Figlio di Dio. E quindi sapeva individuare bene, sapeva chi doveva essere il Figlio di Dio, e lo sapeva anche nello Spirito, non solo umanamente. E quindi gli dice: ma perché sei venuto a battezzarti da me? Sono io che devo ricevere il battesimo da te. L'amico dello sposo sapeva che lo sposo era più importante, la voce sapeva che la parola era più importante, il precursore sapeva che il Messia era più importante di lui. Però Gesù come gli risponde? Lascia stare, perché deve andare così. Questa giustizia si deve compiere in questo mondo. Le profezie si devono compiere in questo mondo. Allora noi comprendiamo in questo che il battesimo di Gesù non aveva lo stesso significato di tutti gli altri che si andavano a battezzare da Giovanni, no? Andavano tantissimi a battezzarsi da Giovanni, ascoltavano la sua predicazione, si convertivano,
e per far vedere un segno solo esteriore che si erano convertiti, si bagnavano nell'acqua. L'acqua evoca di per sé come elemento naturale la purificazione, evoca il lavarsi esteriore ma anche interiore, evoca anche il riposo, evoca la vita, l'acqua evoca tutte queste cose, no? Per esempio, quando uno è stanco si lava, si fa una doccia e riprende vigore, ma l'acqua evoca la vita, perché quando uno innaffia una pianta che si sta seccando, la pianta rinvigorisce anche noi. Ecco, quando abbiamo sete e beviamo, riprendiamo vita. E allora, ecco, il battesimo di Gesù aveva un altro significato rispetto al battesimo di tutte le altre persone che andavano a battezzarsi da Giovanni. Era il battesimo di Gesù come un simbolo di quella che è stata la sua missione ed è la sua persona. Allora, da Giovanni chi si battezzava? Il peccatore convertito. Ma Gesù non aveva peccato, era innocente. E perché si battezza lui? Per indicare agli altri quale sarebbe stata la sua missione. Egli, agnello innocente, si sarebbe tuffato nel battesimo di dolore, di sangue, della croce, della passione, per lavare i peccati del mondo, per lavare i peccati degli altri. E la sua missione era entrare nel mare dei peccati degli uomini per purificarlo, questo mare, le grandi acque salmastre del peccato dell'uomo sarebbero diventate acque dolci dopo che il Figlio di Dio sarebbe entrato in queste acque della storia. La cattiveria umana, carissimi, la cattiveria dell'umanità lontana da Dio non ha limiti, ma quando Cristo entra nella storia umana, ecco, l'uomo diventa capace di eroismo nella virtù, diventa capace di santità. Non a caso i nostri fratelli orientali insistono molto sul fatto che Cristo, entrando nel Giordano, ha santificato tutte le acque. Le acque in realtà rappresentano la storia umana, il fluire della storia umana, la vita umana che viene purificata dall'incarnazione. Un processo inverso a quello del peccato dei nostri progenitori si inserisce nella storia. E allora il battesimo di Gesù è il segno della sua missione salvifica ed è il segno della sua persona. Egli è l'agnello, egli è l'innocente che prende su di sé i peccati del mondo. E in quel momento però avvengono segni prodigiosi. Avviene un miracolo. Si aprono i cieli. Lo Spirito Santo scende come un qualcosa che si muove, visibile, non che lo Spirito Santo avesse assunto la forma di colomba, attenzione, il Vangelo non dice questo, ma questa luce, questa stella visibile si muoveva come il volo di una colomba e si posa su Gesù. Quindi lo Spirito Santo diventa visibile, percettibile. Lo Spirito Santo diventa capace di posarsi e stabilirsi senza intermittenza, ma stabilirsi per sempre sulla nostra umanità. E non solo, ma il cielo si squarcia, il velo del cielo si squarcia. Piega il tuo cielo e scendi, dicevano gli antichi, pregavano a Dio nell'Antico Testamento. Fatti vedere Dio. Piega il tuo cielo e scendi, fatti sentire Dio. E Dio fa udire la sua voce. Ecco, in quel momento che cosa avviene con questi miracoli? Avviene che Dio si manifesta così com'è. E come Dio? È Padre, Figlio e Spirito Santo. Allora, Dio è Padre perché chiama Gesù Figlio. E Gesù è Figlio perché viene chiamato da Dio Padre, e sul Figlio si posa lo Spirito che viene dal Padre,
che poi lui darà agli altri, quindi lo Spirito proviene dal Padre e dal Figlio, e la Santissima Trinità si rivela nel momento del battesimo di Gesù. Non solo, ma questa consacrazione del Figlio nella sua santa umanità da parte dello Spirito inviato dal Padre fa di Gesù il Messia atteso. Messia vuol dire unto, ma unto non con l'olio. L'olio è simbolo dello Spirito. E quindi Gesù viene riconosciuto, viene fatto conoscere, viene rivelato. Ecco, l'Epifania non è una festa puntiforme nella liturgia, ma è un qualcosa che si distende per molti eventi, per tutta la vita terrena del Salvatore. Ecco, Cristo si rivela come il servo, il Messia promesso che avrebbe portato la salvezza a tutti, soprattutto ai sofferenti, ai ciechi, ai prigionieri, agli zoppi, ai sordi, coloro che più soffrivano. Tutta l'umanità, soprattutto l'umanità dolorante e destinataria della missione del Figlio. Dio viene a toccare la carne malata degli uomini, viene a toccare la carne malata, ma tutti siamo malati, chi più chi meno, malati perché segnati dal peccato. E chi aderisce a Gesù entra a far parte della sua compagnia, anzi della sua vita, anzi del suo corpo addirittura. Noi diviniamo prolungamento del suo corpo nella Chiesa, nel mondo. Ecco il nostro battesimo. Quindi una cosa era il battesimo delle persone che si battezzavano da Giovanni, una cosa è stato il battesimo di Gesù, un'altra cosa è il battesimo che abbiamo ricevuto noi da bambini o da grandi. Noi la maggior parte da bambini, perché il battesimo che abbiamo ricevuto noi è un intreccio misterioso ma indissolubile tra la nostra umanità e lo Spirito Santo, tra la nostra umanità e il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Quindi è un dono innanzitutto. Certo, la fede ci vuole sempre, perché il dono, io posso ricevere anche 1 milione di euro, ma se non apro il pacchetto in cui c'è questo 1 milione di euro non mi serve a niente. Ma io questo dono che ho ricevuto del battesimo, della stessa vita divina, dell'essere conformato a Cristo, di assomigliare a Lui, Lui è Cristo, ma anche noi siamo crismati nel battesimo della crisma. Diventiamo altri Lui, secondi Cristi, diventiamo anche noi. Figli adottivi nel Figlio naturale di Dio, diventiamo anche noi. Ebbene, ci vuole la fede, la dobbiamo accogliere questo dono. Però il battesimo è anzitutto un dono. Quello che non capiscono coloro che non vogliono battezzare i bambini piccoli. Adesso, non solo tra i nostri fratelli evangelici, ma anche tra molti cattolici, forse in Italia un po' di meno, all'estero di più, quando sono stati in Germania alcuni, molti la pensano così, dicono: ma perché devo io battezzare il mio bambino? Ma non vado a violentare la sua libertà? Dice lui: quando sarà grande, fessacchiotto, fessacchiotta, il battesimo è un dono che tu dai a tuo figlio. Lui sarà sempre libero, libera di scartarlo questo dono. Ma la libertà non è una libertà assoluta. Per esempio, nessuno ha chiesto ai figli se volevano nascere prima di concepirli, o qualcuno ha chiesto ai figli se volevano nascere prima ancora di concepirli. Noi, ai nostri figli, ai nostri bambini, dobbiamo dare le cose migliori. E che cosa possiamo dare di meglio di Dio? Che cosa possiamo dare di meglio della vita di grazia? Che cosa possiamo dare di meglio dell'eternità? Perché il battesimo è un seme di eternità. Fessacchiotto, fessacchiotta,
che pensi che dando il battesimo a tuo figlio tu gli togli la libertà, le togli la libertà. Pensa a quale grande dono tu sottrai a tuo figlio quando gli rimandi il battesimo. Una cosa preziosa e importante. Prima gliela diamo al bambino e meglio è. Se c'è una vitamina importante, se c'è un qualcosa di prezioso che può aiutare il bambino a crescere, a stare meglio, ad essere benedetto nel corpo e nello spirito, prima gliela dai e meglio è. È chiaro che poi ognuno è libero di accogliere o respingere gli insegnamenti, i doni dei genitori, per carità, siamo in democrazia, ma non è nessuna violenza della libertà del bambino dargli la fede e i sacramenti, anzi è un grande dono che i genitori possono fare e devono fare ai loro figli. Carissimi fratelli e sorelle, che abbiamo fatto del nostro battesimo? Che facciamo del nostro battesimo? Quanti di noi e questo seme lo hanno sepolto, lo tengono sepolto nella terra del loro cuore, non lo hanno sepolto neanche loro, magari i genitori l'hanno sepolto, però non lo innaffiano mai con la preghiera, con i sacramenti, con la carità. E questo seme o questa pianticella è sempre rachitica. Dal nostro battesimo dipende la nostra salvezza. Ecco, la Vergine Maria, non sappiamo se la Madonna è stata battezzata, ma la sua vicinanza a Cristo fa di lei una donna che ha avuto, una creatura che ha avuto tutti i doni del battesimo, anche se non è stata battezzata, non lo sappiamo, probabilmente sì, si è fatta battezzare dal figlio, però lei aveva avuto i doni del battesimo anche prima del battesimo, perché era immacolata, no? Ecco, che la Vergine Maria ci aiuti a scoprire il grande valore, il grande tesoro del nostro battesimo. Così sia. Amen.